Buongiorno a tutte e buon 2021, è la prima volta che ci sentiamo nel nuovo anno ed era un mio piacere fare a tutte gli auguri di un anno diverso. Speriamo che torni la normalità al più presto, per cui vacciniamoci, questa è la cosa più importante, facciamolo, speriamo che ce lo facciano al più presto e in modo tale, io spero in poco tempo, ritorniamo alla nostra vita normale. Detto questo, volevo darvi qualche notizia buona. Abbiamo aperto un nuovo canale informativo, si chiama nevastoplearning.tv, lo potete trovare già sul web. E questo è un nuovo canale di educazione e informazione, per cui è rivolto sia agli specialisti, a cui giustamente voi non entrerete perché sono, diciamo, tecniche chirurgiche e altri dettagli, e invece un'area dedicata proprio all'informazione e educazione delle donne, per cui vorremmo implementarla e questo nevastoplearning.tv, lo ripeto, è la mia visione, è come una grossa casa con tante stanze sparse, all'interno di queste c'era una stanza dedicata alle donne, dove vorremmo fare un'informazione globale, globale vuol dire insomma nei più paesi possibili, attraverso i miei colleghi con i quali lavoriamo insieme, tradurre in tutte le lingue, vedremo le modalità, ma in modo tale che ci sia un'informazione univoca. Prima di questo Covid-19 si viaggiava e fra poco ritorneremo a viaggiare, per cui magari donne per lavoro o per altri motivi si spostano in diversi paesi, avere un'informazione univoca rende più semplice il tutto. Nello stesso tempo vorremmo migliorarci, c'è sempre possibilità di migliorarsi, per cui lo credo anche nel mio lavoro, proprio per questo continuo a leggere e partecipare ai congressi e vorremmo capire e condividere con voi qual è il sistema che più preferite per essere informate, attraverso audio piuttosto che con questi video che continuamente facciamo, oppure con altre forme. Proprio per questo abbiamo pensato a una brevissima indagine, sono pochissime domande che in un minuto risolverete, ma che ci aiuterete a fare un'informazione più diretta e più interattiva con voi. Grazie e a presto.